Allora, febbraio è finito, è andato via, ciao! Ce lo siamo lasciati alle spalle e marzo è iniziato, adesso arriva la primavera, però ho pensato che prima di buttarci in questo nuovo mese, tra l'altro non fate caso al cane, volevo fare questo video. Allora, non è il classico video dei preferiti di febbraio, anche perché sinceramente io non è che abbia tutti questi prodotti, per cui vi possa dire ah, questo è meglio piuttosto di quest'altro e via discorrendo. Scusate, ma oggi faccio fatica a parlare, non so per quale motivo, per cui non fate caso alle mie frasi sconnesse. Quindi ho deciso invece di fare questo video che lo voglio soprannominare Love List. Non me lo sono inventato io, ovviamente lo fanno anche altri youtuber, però mi sembra carino. Diciamo che ci sono 10 categorie. Ora non so se siano effettivamente 10, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, 10 categorie, e per ogni categoria si dice un attimo qual è stato il preferito del mese. Trovo che sia carina anche perché mi sono trovata a fermarmi un attimo e a ripercorrere un attimo il mese che è appena passato, per cercare di trovare appunto questi momenti che ho reputato migliori rispetto agli altri miei preferiti del mese di febbraio. Per cui iniziamo subito. Allora, quindi partiamo subito con i programmi TV preferiti. Allora, senza ombra di dubbio il premio lo vince questa serie che ho visto su Netflix, che si chiama Chef's Table. Allora, è una roba bellissima, mi sembra che in totale siano 6 documentari. In ogni documentario viene raccontata un attimo la storia di alcuni chef che vengono presi, e a parte uno di uno chef neozelandese che era un po' noiosetto, gli altri erano meravigliosi, fatta da Dio. Sono stati presi degli chef molto particolari, molto caratteristici. Io ne conoscevo soltanto uno, che è il nostro italiano Vottura. Tutti gli altri invece non li conoscevo e me ne sono innamorata, cioè appena ho visto, ogni volta che vedevo un documentario poi dopo ho comprato il libro relativo dello chef, perché comunque sono tutte delle storie veramente incredibili di persone che hanno, cioè va al di là della cucina, proprio una visione artistica del cucinare, e quindi niente, mi è piaciuto da matti. Quindi assolutamente, se avete l'abbonamento Netflix, se non ce l'avete c'è un mese gratuito, per cui al limite potete iniziare e poi dopo fermarlo. Potete vederlo sia sul tablet, sul cellulare, sul computer o sul televisore se collegato a internet, e bellissimo, Chef's Table su Netflix, mi è piaciuto un sacco. Poi, foto preferita su Instagram. Allora, sono andata a riguardare tutte le mie fotine e in assoluto la foto che vince nel mese di febbraio è la foto della Diana del letto, tutta completamente di effetto beduino, avvolta nel piumone, che mi fa troppo ridere anche perché il copripiumino che ho adesso è dello stesso colore della Diana, per cui era un effetto mimetico per la serie. Forse se sto fermo mi nascondo non si accorge che sono nel letto e non mi fa scendere, quindi quella in assoluto è la mia foto preferita. Oggetto preferito, cioè oggetto, vestito preferito in assoluto vince questa qui, la mia camicia con le ancore, che era quella che avevo nel video del menù dell'amore, il love menu. Oddio, mi è caduto un pezzo, scusate. E mi piace un sacco, cioè appena l'ho vista sono impazzita, assolutamente dovevo comprarla. Sono un po' preoccupata perché è di seta e va lavata a secco, per cui la metto, tutte le volte che la metto ho molta cura a non sporcarla, però assolutamente sì, questa qui è il mio capo preferito del mese di febbraio in assoluto. L'ho presa alla Stefani, questa qua. Poi il mio post preferito che ho scritto nel mese di febbraio sicuramente è le 5 regole per una schiscetta quasi perfetta. Mi sono divertita un sacco a scriverlo e proprio mi è piaciuto, anche per le foto che ho messo, come l'ho strutturato, mi è piaciuto. Quello devo dire che è stato il post che mi è piaciuto di più del mese di febbraio, e a giudicare dalle visualizzazioni anche a voi è piaciuto molto. Nel frattempo io sto perdendo tutto, non so, oggi è una giornata così. Eccoci qua. Cosa fatta preferita?
Allora, sono stata questo mese ho avuto dei problemi al piede e quindi non sono riuscita a muovermi molto. Però una delle cose che ho fatto che mi è piaciuta di più è stata la mia giornata da sola a Villa Panza, dove sono andata a vedere questa mostra. Ve ne ho parlato nel post Amiamoci che ho pubblicato per San Valentino. Qui sotto vi metto il link se ve lo siete perso. E Villa Panza è bellissima, se non la conoscete è una villa che c'è qua a Varese, dove all'interno c'è una collezione d'arte moderna e organizzano sempre mostre diverse, temporanee. E non so, a me piace sempre andarci, indipendentemente dalla mostra che c'è, ha un parco bellissimo, c'è un'energia particolare in quella villa e quindi mi piace andarci ogni tanto da sola e camminare e perdermi tra le opere d'arte, per cui devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più fare questo mese è stata senza ombra di dubbio la mia giornatina dedicata a me stessa, dove sono andata appunto a vedere la mostra di Villa Panza. Quindi quello è il mio momento più carino che mi è piaciuto. Cosa più buona mangiata? Appunto, col fatto che non mi sono mossa tanto questo mese, non è che abbia sperimentato molto. Devo dire che però il mio mooncake, yogurt e cocco, vince su tutto. È stata una piacevole scoperta questa ricetta e proprio buono, cioè, proprio buono. A parte che è bello, lo vedi, tutto bello gonfio, bello dorato, cioè proprio bello da vedere, ma poi soprattutto buonissimo, con la mattina a colazione, tac, plum cake, favoloso. Canzone preferita, ne sono ossessionata, è la mia ossessione, praticamente salgo in macchina e attacco su Spotify questa canzone qui perché mi piace da matti, e la canzone si chiama Save Me e lei è Joan Till e è bellissima, non so, l'adoro, se non la conoscete andate a sentirla perché è veramente bellissima, mi piace un sacco e quindi in assoluto quando la riascolterò penserò al mese di febbraio del 2016 perché l'ho praticamente, cioè, ascolto solo quella. Oggetto preferito che ho utilizzato, devo dire che ho sviluppato una dipendenza per il mio caricabatterie, quello portatile, perché ultimamente non so per quale motivo, ma probabilmente sto usando molto di più il cellulare e quindi la batteria mi dura mezza giornata, quindi quello lì è diventato un oggetto per cui non riesco più a fare a meno, cioè devo assolutamente avere nella borsa la mia carica aggiuntiva perché sennò a metà giornata io rimango completamente a zero con la batteria del cellulare. Quindi devo dire che quello vince come oggetto senza il quale questo mese sarei morta praticamente. Poi abbiamo la bevanda preferita e ce l'ho qua, è questa qui, ve la avvicino. Non la vedete perché non c'è la... metto una foto. Sweet Chai di Higher Living, Organic Herb Infusion, Caffeine Free. È un tè, un infuso, il classico chai, buonissimo, miscela biologica di erbe e spezie per infusi senza caffeina, ingredienti, liquirizia, finocchio, anice, menta peperita, zenzero, cardamomo e pepe nero, buonissimo, questo qui viene fatto in Inghilterra e viene tutto da agricoltura biologica e è super buono. Io non sono una grande amante del tè normale, a me piacciono molti tè aromatizzati, meglio se non hanno caffeina perché non la tollero tanto, cioè non la caffeina, più che altro la teina, che non so, nel caffè non mi dà fastidio ma nel tè mi dà fastidio, per cui sono sempre alla ricerca di infusi nuovi da bere, robe così, e questo qui è stata una specie di scoperta, la compro io al Carrefour e molto buono, consigliatelo. Se vi piacciono le cose, perché poi il cardamomo dà un sentore un po' dolciastro, insomma, buono. Quindi questo qua. E per finire, canale YouTube preferito del mese, allora, l'ho scoperto questo canale, è una droga. Cioè, io la sera, prima di andare a letto, devo vedere almeno un suo video, perché proprio mi mette pace, mi dà pace. Lasciate stare. Diana, scusa, sto parlando di pace, sto a bai. Giù seduta, la brava.
Ecco, giù. Finito? Ci sto passando. Passato? Allora, lui è un giapponese, per cui parla solo in giapponese, ma parla molto poco, per cui la lingua in realtà non è un grosso problema. Fa principalmente, cioè non principalmente, fa ricette vegane, perché lui è vegano. Il canale si chiama Peaceful Cuisine, Peaceful Cuisine. È meraviglioso. Ti mette, allora, la fotografia è fantastica, cioè veramente bellissima, delle inquadrature stupende. E la cosa che io adoro, infatti, lui mette sempre la stessa ricetta, mette sempre due filmati: uno con la musica di sottofondo, l'altro senza musica di sottofondo, ma soltanto con i suoni. È evidente che non ha un cane come la Diana che spacca le balle 3x2. Ecco, io guardo sempre il secondo, quindi quello senza musica, con soltanto i suoni, ed è una roba ipnotica, cioè io non pensavo, ti ipnotizza, tu stai lì e ascolti questi suoni, questi rumori della cucina, del taglio, del frullatore, del liquido che si mescola, ti mette proprio pace. Io infatti la sera prima di andare a letto mi guardo un suo video e sono felice, perché poi lui è molto calmo, tranquillo, zen, è proprio bello, quindi io ve lo consiglio, perché aiuta anche a conciliare il sonno. Se avete difficoltà ad addormentarvi, ve lo consiglio, perché con quella lì vi addormentate. Infatti io ne vorrei vedere di più, però dopo due al massimo devo smettere, perché mi dormo praticamente. Bene, quindi questi erano i miei oggetti, la mia love list di febbraio. Scrivetemi qui sotto, vi metto le 10 categorie delle cose preferite del mese. Scrivetevi quello che sono stati i vostri momenti preferiti di febbraio. E niente, io vi auguro una bellissima settimana. Ci vediamo settimana prossima con un altro video. Se vi è piaciuto questo, mettete un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale se avete voglia, se no non importa. E niente, ci vediamo settimana prossima. Ciao!